esigere per questo. Ogni anno c'è il festival a Cartagine, insomma anche adesso c'è un po'. Però questo film, io a parte che ho incontrato Medì, ed è importante anche il contatto con il regista e anche la scrittura, il film mi è piaciuto e l'ho fatto. Cosa ti è piaciuto come primo acchito della storia? Ma il fatto che assurdo questo tabù che non esiste, sono per la libertà. Signora Cardinale, questa madre sì, che reagisce a scoprire che appunto, comunque in qualche modo il figlio idealizzato, qualsiasi mamma, quella che poi si sposerà, ha dei figli, già solo la continuazione. Quindi questo shock iniziale della mamma, lei lo ha condiviso, come si è messa in questi panni, insomma, di una donna che scopre che in fondo il figlio non è... Ma lei, cioè, non è che lo scopre, lei fa finta di non capire. Appunto, perché è il marito che gli appare in sogno e gli dice: ma tu hai fatto sempre finta di non capire, ma la realtà è questa. E poi poco a poco lei cambia e si avvicina a lui e lo accetta. Infatti il film finisce in un modo molto divertente con la canzone di Patti Bravo, che balliamo, eccetera. Molto spesso appunto i genitori non vogliono vedere. Sì, fanno finta di non vedere e di non capire. E lei fa finta all'inizio. Per l'Italia appunto non c'è nessun progetto? Ma io, cioè, voglio dire, mi arrivo più progetti dall'estero che dall'Italia. E, vabbè, non so perché, forse si preoccupano perché appena metto la macchina da presa capisco tutto. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui la conferenza stampa. Vi ringrazio. Questo sarà. Esatto, così la signora può andare a parlare anche noi.